Valorizzare i beni paesaggistici ed archeologici di Nocera Inferiore attraverso un connubio tra bellezze architettoniche ed artisti di ogni genere. L'amministrazione comunale punta a promuovere i tesori della città attraverso numerose iniziative culturali, passando anche per una massiccia opera di riqualificazione, un progetto che cammina di pari passo anche con la sensibilizzazione della cittadinanza verso il patrimonio del passato, iniziativa che ha già raccolto nel recente passato diverse adesioni da parte di artisti come Paolo Fresu, che ha suonato una lunga e intensa nota dalle carceri borboniche in piazzetta Pietrosino, o Fabrizio Bosso, che si è esibito nell'area archeologica di Piazza del Corso. Due siti di interesse, come abbiamo già fatto nelle varie periferie, vedi a Casula con la Congrega, al Museo Diocesano, al Vescovado, al Sant'Antonio con il Museo, ma soprattutto questo grazie al grande interessamento, ma la passione delle associazioni, un grande obiettivo è quello di valorizzare, ma soprattutto di sensibilizzare tutti quelli che sono gli animi dei cittadini, quindi soprattutto quelli di noi consiglieri di questa amministrazione. È un po', non è proprio una nota stonata, ma è una nota che vuole richiamare l'attenzione verso quella sensibilità nei confronti dei siti un po' sopita da un mancato entusiasmo, ma a mio avviso anche dalla grande inciviltà di non tutti, ma di una buona parte dei cittadini che costantemente deturpano quelle che sono le nostre bellezze, il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Faccio un esempio a caso: il continuamente trovare, cosa che io odio, carte nelle aiuole, carte all'interno di questi siti, e non solo, ma io sono il primo tra tutti che devo sensibilizzarmi, in quanto anch'io spesso commetto degli errori di distrazione. Ovviamente, tornando al discorso delle carceri borboniche, nonché sede del vecchio municipio di Nocera Corpo, questa è stata una scelta ben mirata, che ovviamente avremmo desiderato portarla anche altrove, come riusciremo a fare nei prossimi mesi e negli anni che ci vedranno sempre da protagonisti con l'amministrazione, ovviamente sperando di riuscire ad andare avanti. Paolo Fresu, come Fabrizio Bosso al di sotto dell'area archeologica di Piazza del Corso, su mio invito, su invito di questa amministrazione, si è sentito subito stimolato a farlo e ha scelto lui di salire al primo e al secondo piano di questi ruderi, le carceri borboniche, per suonare quindi questa nota affinché, ripeto, potesse sensibilizzare, ma soprattutto valorizzare quello che è il sito. Mi sarebbe piaciuto andare sulla chiesa di Montalbino, quindi Santa Maria a Monte, che è un luogo a cui teniamo tantissimo, e questa amministrazione si sta impegnando e credo che al più presto partiranno finalmente i lavori della messa in sicurezza. Sarebbe bello, e lo faremo sicuramente, entrare all'interno del monastero di Sant'Anna, andare giù nella parrocchia di Sant'Anna a Fiano. Come sarà possibile, spero quanto prima, andare a Rio Marina, alla foce del Sarno, anche lì grandi eventi culturali.